Oltre che decorazioni. È giunto il momento di stare bene. Salve e benvenuti al video Vai con Dio. Voglio fare un video dove vi presento un rimedio contro il coronavirus che da oggi sta affondando a tavoletta. La sua pressione sulla paura del popolo italiano è anche mondiale, ma in special modo del popolo italiano. Sembra che questo coronavirus, questa pandemia, come l'hanno dichiarata da poche ore, colpisca il sistema immunitario quando è deficiente, quando non è sufficientemente forte per poter annullare anche questo virus, tutto sommato nella norma, come tutti gli altri virus influenzali che capitano tutti gli anni in Italia, no? E contro il quale ci sono i vaccini. Perché ho intitolato questo video Vai con Dio? Perché vai, scritto VI, è il nome di una ditta che produce del cibo altamente qualificato per la nutrizione del corpo umano in un momento come questo, dove gli alimenti sono scientificamente è risaputo a livello nutrizionale un quinto di quello che potevano essere tipo negli anni 30, anni 40 e anche prima, perché la sofisticazione, il trattamento dei cibi, tutte le schifezze che sono abituati a mettergli dentro e le schifezze che sono abituati ad accompagnarli nella linea nella catena del mantenimento aggrediscono il potere nutrizionale. Non sta a me e non è il momento di stabilire di chi è la colpa, quando è nato, non ha nessuna importanza. Il punto è che adesso abbiamo un mostro in casa nostra. Improvvisamente si è manifestato un mostro e questo mostro ti attacca se tu hai le difese immunitarie molto basse. La prima causa, risaputo, scientifico, non come Burioni, veramente scientifico, che abbassa le difese immunitarie è la paura. Questa paura sulla quale sta soffiando la comunicazione del mainstream, dei telegiornali, della stampa, da almeno 15 giorni a questa parte, alimentandola. Stamattina parlavo con una persona che era abbastanza convinta che fosse tutto una esagerazione, no? Questa cosa del coronavirus. Però sulla tavoletta schiacciata dell'acceleratore sulla paranoia che in questi giorni sta succedendo, mostrandomi un video di un, dicono, medico, no? Che ha proprio spinto molto, ha detto si muore, si è affacciato con la faccia al video, si muore con il coronavirus. La sua fede è vacillata perché non ha una radice di conoscenza, ma una radice religiosa, di concetti, di nozioni, non basata sull'esperienza. Siccome invece per me si tratta di un'esperienza collaudata, non è un'esperienza fatta pochi mesi fa, un anno fa, è un'esperienza collaudata per mia fortuna in 40 anni, in questi 40 anni ho avuto sempre di più la prova, la manifestazione che la vita che ci sostiene sa quello che sta facendo
è sufficientemente forte per superare qualsiasi handicap che si possa presentare ad un essere umano. Ed è risaputo, ed è di nuovo scientifico, che un essere umano, quando ha la salute a posto, in equilibrio, e la salute in equilibrio a posto proviene semplicemente dalla nutrizione, oltre che dall'aria che respiriamo, questa nutrizione in questo periodo, come dicevo prima, è a livello di qualità azzerata. E allora perché faccio questo video improvvisamente? Ho deciso stamattina, ho detto è il momento di fare un video dove dici quello che sai, per tranquillizzare quelle persone che hanno quella mentalità aperta per prendere vantaggio da un'informazione che può fare veramente il suo bene. Non perché ho un tornaconto dietro, perché... Anzi, no, prima voglio dire una cosa. Stamattina mi è arrivato su WhatsApp un testo in inglese di una cinese che parla del coronavirus, che io ho tradotto con Google Traduttore e ho postato sul mio Facebook, che ho visto che ha avuto 4-5 mi piace, 2-3 condivisioni naturali, non quelle fatte da me, e questo mi fa piacere perché... nell'informazione che c'è dentro, che tranquillizza un po' tutta quanta la faccenda, dà una informazione molto semplice su come fare a tenere il mostro a cuccia. E dice che una delle cose è assumere vitamina C. Ovviamente la vitamina C naturale, no? Per cui se io dovessi assumere la vitamina C dalle arance, dovrei avere qui 2-3 kg di arance per tirarci fuori la vitamina necessaria per tenere sedato quel mostro e permettimi di vivere. E allora in questo caso io sto parlando della Neon. La Neon è uno dei prodotti della VAI, questa ditta americana che ha lanciato 15 anni fa, mi sembra, sul mercato americano questa linea di prodotti testati proprio per i livelli nutrizionali al top, con tutti i certificati più importanti da avere per poter superare gli esami, per avere la licenza di essere messo sul mercato. Per cui, a parte lo shape, il crunch, eccetera, la cosa importante di cui voglio parlare adesso è la Neon. La Neon è un concentrato di vitamina C, buonissima al gusto, ma qui dentro ci sono chili e chili di arance ed è prodotta in un modo naturale, senza nessun alimento che faccia male al fisico. Per intenderci, è come un Gatorade, solo che il Gatorade, si sa, fa malissimo ai reni. È un prodotto, come tanti prodotti fatti dall'industria per fare money, che non guarda alla salute. Guardate com'è bella gialla. Questa è tutta vitamina C. Il limite della telecamera è che non si può sentire il gusto. Buonissima. Leggermente frizzantina. Veramente ti tonifica, ti dà energia. Forse una quindicina di giorni fa, durante una cena con una persona che abbiamo fatto qui nello studio, ne avevo diverse lattine e abbiamo cominciato a cenare, mi sembra, sulle 9 e alle 2 eravamo ancora qui che tra uno spizzucchino e l'altro mangiavamo, ci siamo bevuti 4-5 lattine di Neon. Quando sono andato a casa sono stato tutta la notte sveglio nel letto perché ero proprio tonico, potevo alzarmi e tornare a lavorare tranquillamente, no? E diuretica, ti fa fare molto pipì, che è una di quelle cose che fa tanto bene alla salute. Me la bevo tutta così.
coronavirus, questo mostro gigantito dall'ignoranza, è mandato giù con una facilità incredibile. Casomai, se si volesse affacciare nella mia vita, cosa che non può fare, perché io è più di un anno che ho capito la validità di questo cibo e lo sto assumendo. L'ho consigliato anche a delle persone che a loro volta lo hanno preso, poi hanno smesso di prenderlo, perché è così, le informazioni utili non è che per il semplice fatto che sono utili, vere e facciano bene, le persone le abbracciano e le sperimentano e le fanno diventare parte della loro vita. Anzi, siamo più propensi ad accettare quelle mezze verità, quelle mezze informazioni, quelle mezze cose che ti fanno metà bene e metà male, a essere proprio, come dire, political correct, no? Spesso ti fanno solo male. Per cui la bevo e vi voglio dire, io adesso nel video che sto facendo metto il mio recapito e telefonico e di posta elettronica, perché non lo trovate nel supermercato. Bisogna conoscere qualcuno che sia già dentro la filiera, no? Che sia già registrato nell'account per poter comprare questo cibo, che è molto economico. Adesso non so quanto possa costare una lattina del genere, ma perché so quanto costa un pasto, no? Un pasto con 2 euro, 2 euro e mezzo, ti fai un pasto che non solo ti riempie, ti dà quel nutrimento di cui il corpo ha veramente bisogno per mantenerti in quella salute che ti salva da qualsiasi attacco che da sempre i virus aspettano di poter fare a un organismo umano e animale, appena ha le difese abbassate. Per cui o approfittate di quello che scrivo come i miei dati per poter a vostra volta essere in grado di poterlo comprare con una carta di credito, oppure se conoscete qualcuno che vi ha già parlato di VAI e voi magari non avete capito bene come stavano le cose o avete diffidato pensando che fosse la solita cosa del network, perché purtroppo questa cosa è un network ed è l'aspetto, diciamo, che si può equivocare molto, che io stesso sul network ho da ridire tante cose, però hanno un prodotto, per prodotto intendo tutti i prodotti che finora hanno messo sul mercato, che sono veramente validi, lo dico perché li sto testando. All'inizio mi ero gasato per il fatto che avevo perso tanti chili, e poi adesso, siccome mi piace tantissimo e ne mangio a quantità industriali, ho ripreso 4-5 kg, però la salute è a posto. Tant'è vero che io non mi sono neanche preso un raffreddore quest'anno, ma neanche l'anno scorso, e sono sicuro che non lo prenderò neanche quest'anno. Prima di tutto perché sono una persona felice, connessa con la realtà che esiste dentro di me, la conosco, non ci credo, la conosco personalmente, e questa cosa qui, essendo fonte di felicità, tiene alta la barriera immunitaria contro tutte le malattie che ci possono essere, e in più faccio anche l'assunzione di questo cibo. E in questo momento, dove il coronavirus è un po' come una pezza che copre altre manovre che sono state messe in campo per poter distruggere l'Italia, che è lo scopo per il quale hanno fondato l'Unione Europea. Lo scopo principale era quello di affossare l'Italia, perché dava fastidio di molto alla Germania e alla Francia, nazioni che si considerano superiori all'Italia, mentre invece sono delle nazioni che dovrebbero, tutte le volte che noi passiamo, inchinarsi loro a noi
e rispettarci, perché è vero che abbiamo la mafia, è vero che abbiamo delle situazioni un po' furbesche, ma sia la Francia, e si vede quello che fa in Africa col Franco Sheba, e quello che fa la Germania, no? Nel truccare i suoi conti con la Deutsche Bank e poi tutte le cose. Cioè, a livello di mafie sono molto, ma molto, ma molto peggio di noi. A truccare i conti, a non rispettare le regole, sono molto, ma molto, ma molto peggio di noi. Ma siccome noi italiani non abbiamo consapevolezza del valore del nostro popolo, non ne abbiamo consapevolezza, abbiamo sempre questa sindrome di inferiorità, che gli altri sono sempre meglio di noi, mentre invece non è assolutamente vero, non è assolutamente vero. E siccome adesso il 16 marzo Giuseppe Conte andrà a firmare, a fare passare la seconda ratifica del MES. MES, questa parola sconosciuta ai più. I più conoscono la parola coronavirus, come fa il prestigiatore, ti fa fare attenzione da una parte perché dall'altra parte devi fare un trucco. O come fanno quelli che ti fanno i furti con destrezza, catturano la tua attenzione da una parte perché ti devono fregare dall'altra. Questo coronavirus, che tutti quanti conoscono, e pochi conoscono il MES. Il MES sarà la batosta finale che ci taglierà le gambe e ci manderà in una crisi economica dal quale non so quanto tempo ci vorrà per uscire. Dipende da come reagiamo noi popolo italiano, che siamo un popolo di merda, quando ci consideriamo che noi tutto sommato siamo furbetti e noi ce la caviamo, ma sempre con risultati, se non nulli, scarsissimi. Però abbiamo un grande vantaggio, abbiamo una grande qualità. Quando noi siamo messi con le spalle al muro, diamo il meglio di noi stessi. Nel 1982 la nazionale italiana andò al mondiale con la stampa che la criticava ferocemente, tant'è vero che i giocatori fecero il silenzio stampa perché erano offesi nel proprio orgoglio personale e non parlarono più con i giornalisti finché non finì il torneo, che vinsero alla grande perché ebbero uno scatto d'orgoglio esagerato. Un altro esempio: i napoletani nella seconda guerra mondiale hanno mandato via i tedeschi a calci in culo, si sono liberati la loro città, poveri come erano, a calci in culo, si sono alzati in piedi, li hanno cacciati via a calci in culo e hanno trattato con il popolo napoletano. Magari noi, intera Italia, avessimo lo spirito dei napoletani, magari avessimo quello spirito lì, non ci saremmo fatti trattare come stanno facendo adesso. Comunque adesso il mostro è in casa. Il nostro futuro economicamente sarà terribile, e allora siccome sarà terribile economicamente faremo fatica a fare la spesa. E quei pochi soldi che avremo quando andiamo nei supermercati, quel cibo che compriamo, sarà insufficiente per mantenere il livello di salute necessario affinché tu abbia la difesa immunitaria a posto, integra, ben sveglia sugli spalti che devono fare da sentinella affinché tu possa vivere un'esistenza in armonia con quella che è la volontà del creatore, ovviamente, e non è in armonia con la volontà dei politici. I maggiordomi che sono messi lì dal vero potere ombra, che noi non conosceremo mai, no, se non piccole cose, ma non sappiamo mai cosa fanno, loro sono esattamente il contrario della volontà divina. Loro non vogliono che stiamo bene, tanto è vero che questo coronavirus ce l'hanno sparato ai massimi livelli perché lo scopo principale è farci paura, non farci alzare la testa, non farci vedere che ci stanno preparando una sodomizzata enorme. Magari a qualcuno può anche piacere, ma la sodomizzata, quando è fatta con un preservativo, con degli aculei indistruttibili di acciaio inossidabile, questo va avanti e indietro all'infinito, tu, anche se sei ben predisposto per natura sessuale,
Credimi, il godimento non lo provi. Ti grattugia, ti sfinisce, ti annienta come essere umano, perché da psicopatici quali sono, è lo scopo che loro devono fare ed è il loro giusto ruolo. Sono gli antagonisti che nella vita si parlano davanti a te e tu devi in qualche modo non farti intrappolare, devi mantenere quella chiarezza. Devi essere come Aladino, che aveva trovato la lampada con il genio, che metaforicamente significa era connesso, era cosciente con la sua vita e tutto il potenziale che ne comportava, ma qual era il suo problema maledetto? Che la perdeva sempre e si sbatteva per poterla ritrovare. E noi siamo nella stessa situazione. Questi antagonisti devono pararsi davanti a noi, perché dobbiamo avere quella scaltrezza, quella crescita, quella evoluzione, affinché arriverà un punto dove l'umanità avrà capito una volta per tutte come fare a stare in equilibrio sull'armonia del suo cuore. Per cui tutto il tragitto fatto prima, nei millenni, nei secoli, avrà avuto un senso, perché saremo arrivati al punto finale dove l'essere umano ha abbracciato veramente l'amore che stava cercando, cioè quell'amore che è dentro di te, che le religioni non ti potranno dare mai. Primo, perché non è in loro potere farlo, e secondo, non è la loro volontà, perché la religione non ti vuole libero, ti vuole soggiogato a un potere al quale tu deleghi la tua vita, e loro la prendono e come? Per fare i loro giochi piccoli, piccolissimi, da psicopatici. E finché tu glielo permetti, loro è giusto che lo facciano. Come dice, perché il poeta è sempre vivo, come dice Khalil Gibran, l'assassinato ha sempre una parte di colpa nell'assassinio. Non è tutta colpa dell'assassino, è anche colpa tua, un po', se sei morto assassinato. Per tante ragioni. Per cui, siccome adesso avremo dei tempi di fronte terribili, ci sarà la miseria nera, la miseria della Seconda Guerra Mondiale, che io intanto ci pensavo, dicevo, Madonna, che fortuna che non ho passato quei tempi dove, sentendo i racconti dei babbi, dei nonni, era fame, 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 tornerà anche quella cosa lì. I soldi che mancheranno faranno una grande differenza. E trovare un cibo che costi veramente poco, perché costa veramente poco, e che abbia l'equivalente di 5-6 pasti, ammesso che li trovi sani per la nutrizione, è una cosa che ha un valore enorme. Però può anche succedere che alcune persone non hanno neanche quei soldi lì, non avranno neanche quei soldi lì. Allora cosa sono? Sono costrette a morire? No! Il creatore ha pensato anche a loro. Se abbandonano la loro stupida credenza, e non lo dico adesso che cosa può succedere, però posso anticipare questo: potete stare in vita sani come dei pesci, e non sto parlando di digiuno, sani come dei pesci, senza spendere una lira, e potete disintossicarvi da tutta la merda che ci stanno spruzzando tutti i giorni sulla testa, cosa di cui Giuseppe Conte non si preoccupa così tanto, come ha detto ieri, che ci tiene tanto lui alla salute del popolo italiano, che lui prima di tutto, toglietegli tutto, ma non toglietegli la salute del popolo italiano. Però il fatto che ci gasano tutte le mattine con queste scie chimiche non lo allarma. Queste scie chimiche che si sa ormai cosa c'è dentro. Piombo, bario, alluminio e poi tante altre belle cose che non fanno bene al corpo umano. Tutte queste gasate hanno abbassato la difesa del nostro sistema immunitario. E adesso che arriva il 5G lo abbasserà ancora di più. In Cina questi due elementi, grande inquinamento e il 5G che c'è già, hanno abbassato le difese immunitarie. Ed è per questo che il coronavirus ha attecchito bene in Cina. Però i cinesi se ne sono già liberati, perché sono un grande popolo. Un grande popolo. Se questa è la dittatura e noi viviamo in democrazia, beh, io preferisco di gran lunga la dittatura. Di gran lunga la dittatura cinese
al posto della democrazia italiana, europea, americana e via discorrendo. Io sogno un dittatore. Se fosse per me, il dittatore del mondo dovrebbe essere lui. Io lo voterei subito, saremo tutti tranquillissimi. Perché nella mia esperienza è l'unica persona che ho conosciuto che non fa altro che dimostrarmi che ha veramente a cuore il benessere mio come di qualsiasi essere umano e si sta sbattendo come nessun essere umano ha mai fatto in giro per il mondo per andare a parlare alle persone e esortarle a conoscere se stesse. Non a dirgli come devono vivere, non a dire quello che devono fare, tra virgolette, considerato bene o male. Anzi, mi piace molto, una volta disse, sono andato a fare un giro con la macchina nei quartieri rossi, mi sembra di Los Angeles, comunque una città americana, e disse, e non ho visto dei peccatori, ma ho visto degli esseri umani. Che meraviglia, proprio, ma cioè, voglio dire, adesso magari questo esula un po', però. Questa è la scultura che sto facendo per finire il mio lavoro artistico qui, nel piccolo paradiso della Davida, perché a fine mese, metà aprile massimo, me ne vado di qui. Non so ancora dove, ma so che c'è un posto per me già segnato, devo solo trovarlo, con delle persone che ancora non conosco, ma che le incontrerò. Persone che adesso ridono, sorridono dietro i baffi, quando io parlo della conoscenza, quando parlo del monumento che voglio fare, dei tre Colossei, ridono, ridono, dicono ma sì, pratico, ma contentati di farti una casa, come tutte le persone sognano. Cosa me ne faccio di una casa? Mi faccio una bella villa per me? Poi arrivano i ladri di notte, mi fracassano di botte per rubarmi secondo loro una ricchezza? Cosa me ne faccio? Una casa per pomparmi l'ego? Durante la mia vita mi sono fatto la casa. Sti cazzi! Cosa pensi che quando finisci la vita e ti trovi di fronte a quell'energia, quell'amore che ti ha dato tutto senza che tu te ne accorgessi mai, gli dicessi uno straccio di grazie, rimani impressionato? Perché tu hai fatto una casa, wow, ti fa, cucciolo, ti sei fatto una casa. Beh, io non mi voglio fare una casa, voglio fare tre Colossei. Tre Colossei. Dove in questi tre Colossei possono vivere stabilmente almeno 150 persone. Una piccola comunità, ma sufficiente, perché collaborando fra di noi, non abbiamo bisogno di nient'altro, e in una costruzione come il Colosseo sei protetto anche dall'esterno. Puoi far entrare chi vuoi, ma puoi anche lasciare fuori chi vuoi. Una piccola cellula che può essere replicata ovunque le persone capiscono che quella è una cosa buona per loro e la fanno. Adesso è giunto il momento che forse questa mia idea considerata da pazzo, trovi il terreno fertile per attecchire. Dove? Ripeto, non lo so. Con chi? Ripeto, non lo so, ma lo scoprirò. Lo scoprirò. Alla salute. Questo si chiama Neon. Qui finisco il video del vai con Dio, perché l'unica speranza che abbiamo per salvarci il culo dalla sodomizzata già in atto dei Giuseppi Conti di tutto il mondo può essere annullata e tu entri in possesso della tua vita, come mai hai fatto prima? Ci voleva un momento del genere per arrivarci. Io sono felicissimo che siamo arrivati a questo momento di crisi. Lo aspettavo da tanto tempo, sapevo che sarebbe arrivato. È iniziato il round decisivo. Abbiamo perso tutti gli altri round. Tutte le altre battaglie di questa guerra le abbiamo perse. Adesso c'è l'ultimo round. Se vinciamo l'ultimo round, noi vinciamo la guerra. E
e abbiamo una gran fortuna, io so di avere una grandissima fortuna e mi sento i brividi mentre lo dico, perché ho un generale che mi sta allenando in maniera silenziosa, senza che mi dia ordini scritti che devo leggere e memorizzare, ma attraverso un sentimento, un'esperienza, mi fa vivere la cosa che devo vivere e scoprire le cose che devo scoprire e seguire le cose che devo seguire attraverso un sentimento, un innamoramento. E il mio generale è lui. Ridete quanto cazzo vi pare. Ridete quanto cazzo vi pare, perché anch'io nel mio cuore rido quanto cazzo mi pare per aver trovato una soluzione così immeritata. Immeritata, perché io, perché mi sono presentato lui, avevo preso a cazzo il culo e mi è andato fuori. Ok, vai tranquillo. Invece no, ha aspettato che sfogassi la mia merda mentale, perché veramente lui ha a cuore il mio benessere più di quello che io ci tenevo per me stesso. Per cui vai con Dio. Se volete sapere come fare, entrare in contatto di questo cibo economico, vi ho dato i dati. Oppure, se qualcuno me ne ha parlato, chiedete in giro se c'è qualcuno che sa della VAI in qualsiasi città d'Italia. Prendete tesoro. Io non ci guadagno niente. Non me ne frega un cazzo. Veramente non me ne frega un cazzo. Se posso guadagnarci qualche cosa momentaneamente, bene. Ma i soldi non serviranno più a breve. Non serviranno più. Il vostro cuore lo sa questo, che i soldi sono una mera illusione. Di questa cosa poi finisco. Credete agli extraterrestri? Siete aperti all'idea che ci sono gli extraterrestri? Beh, io non lo so se ci sono o non ci sono. Può essere, non può essere, non mi interessa niente. So che io sono qui. Però nella ipotesi che ci siano gli extraterrestri, mai una volta nella mia vita mi è venuto a domandare: ma quanto guadagnano al mese gli extraterrestri? Con quale moneta vengono pagati? Non mi sono mai posto la domanda, perché ho sempre saputo dentro di me che erano talmente evoluti, nel caso esistessero, che non avevano più bisogno dei soldi. Le pezzettine di carta del Monopoli, perché questo è il denaro. Non è anche più un valore aurifero, come avevo una volta, che tu con la banconota avevi il certificato, la cedola di un quantitativo d'oro. Adesso è solo carta, che ha valore se tu la spendi, se tu la fai circolare, se no è carta. Per cui nel futuro i soldi non ci saranno più, per cui l'aiuto che potrei avere io adesso da questa cosa qui è veramente momentaneo e non me ne frega veramente un cazzo. Compratelo da chi conoscete, fate tesoro dell'informazione. La VAI in questo momento ha un prodotto molto buono. Non lo so se lo sarà così anche in futuro, perché sono americani, eh? È un network. E il network c'ha anche delle parti che a me mi stanno veramente poco simpatiche e le trovo anche veramente molto infantili e molto depistanti. C'hanno i soldi qui, soldi, devono fare il fatturato, non fanno crescere le persone con il tempo che gli serve per capire che è una cosa per il loro vantaggio. Loro hanno bisogno di fare il fatturato, però hanno un prodotto veramente incredibile. E questo video qui della Vai con Dio lo metto nel mio canale di YouTube, che adesso l'ho messo insieme agli altri vecchi video che avevo tolto perché mi avevano chiesto di toglierli, ma io in questo momento ho detto io li rimetto tutti e ne faccio uno nuovo e glielo metto su, perché voglio dare un'informazione utile per tutti. Per cui se avete un po' di, come diceva mio ex suocero, un po' di zucchina, prendete vantaggio da questa cosa qui. Se no, vai con Dio anche tu e fai quello che puoi. Io con la mia coscienza sono a posto, ho dato un'informazione che può essere utile in questo momento, che è solo l'inizio del tempo buio e cupo che ci hanno preparato i nostri sodomizzatori. Non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. E adesso ci siamo, e adesso ci siamo, e io sono contento di essere qui eretto e difendere la mia vita. Sono contentissimo.
fatelo anche voi se avete i maroni. Se invece avete solo delle parole, continuate a spenderle come avete fatto fino adesso, a vanvera.